favore. Mi strucco il centro antiviolenza Butterfly con OK School per la giornata contro la violenza sulle donne, moltissime le iniziative. Il PD, avvitato su se stesso, tiene bloccato il tavolo del centro-sinistra per la scelta del candidato sindaco, rischio logoramento in agguato. Domani, prima accensione delle luci di Natale, è in città il 4 dicembre al Carmine e via alla pista di ghiaccio in piazza Mercato. Si annuncia una partita facile per l'AN Brescia che ospiterà Roma, un test in vista della Champions. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati, ma com'è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile. Il market timing perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RickSave Global Equity Value. Per saperne di più, chiama o vieni a trovarci. La tua gonna non era troppo corta. Non sopportare per il bene della famiglia. Non credere che sia colpa tua. Non temere il giudizio degli altri. Non far credere di essere caduta dalle scale o che sia stato un incidente. La Polizia di Stato ha fatto molto per contrastare il grave fenomeno della violenza contro le donne. In questi 30 anni abbiamo acquisito esperienza che ci consente di traguardare i risultati che più speriamo di raggiungere, cioè non solo il contenimento del fenomeno, ma anche la sua eradicazione. Oggi, con il binomio Protocollo Zeus e soprattutto ammonimento del Questore, siamo in grado di incidere sulla recidiva, abbattendone il rischio notevolmente e quindi possiamo salvare vite. Aiutiamo le donne a difendersi. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, tutti i giorni, senza sosta, mettono in campo ogni energia e ogni risorsa per combattere la violenza contro le donne, per poter intervenire in tempo, prima che sia troppo tardi. Non abbiate paura di denunciare. In un ufficio di polizia sarete al sicuro e vi sentirete al sicuro, perché avrete di fronte delle persone che vi capiranno e staranno ad ascoltare. Voi non siete sole. Buonasera dal telegiornale, abbiamo scelto come copertina il video che la Polizia di Stato ha realizzato in occasione del 25 di novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. E lo scorso anno avevamo scelto quella dei carabinieri, giusto all'alternanza anche in questo caso, ma tutte le forze dell'ordine ovviamente sono in campo a difesa delle donne. Tantissime iniziative anche nella nostra città, in provincia, nella giornata di quest'oggi, ne abbiamo scelta una in particolare, ne abbiamo seguito una con il centro antiviolenza Butterfly che in questo novembre, è stato un progetto articolato per tutto l'arco del mese, aveva promosso questa iniziativa dal titolo Mi strucco, giocando proprio sul un po' sul significato Mi trucco per essere più bella e non per nascondere i segni della violenza, e Mi strucco invece per mostrare appunto la violenza senza aver vergogna appunto di quello che è capitato. Un'iniziativa che si è conclusa quest'oggi a OK School Area 12, dove c'è stato un incontro con i ragazzi dell'istituto e poi un altro momento dedicato appunto a Mi strucco. Mi strucco per che cosa? Mi strucco per non nascondermi, cioè mi trucco per non nascondere, mi trucco perché mi piaccio, mi trucco perché mi piace farmi vedere, non mi trucco per nascondere i segni della violenza. Questa è una cosa importante, non dobbiamo nascondere la violenza. Con voi ragazzi facciamo sempre un lavoro molto importante, perché voi siete le nuove generazioni, siete quelli che possono portare avanti davvero l'eliminazione della violenza sulle donne. E com'è che potete farlo?
con l'uso di parole diverse, con l'uso di modi diversi, non accettando le cose che non vi piacciono. Una ragazza deve essere libera in una relazione di vivere quello che si sente. Le parole che vengono usate contro le ragazze, contro le donne, sono degli stereotipi che piano piano dobbiamo andare a eliminare. Ecco allora che ci sono tanti modi per farlo. Ci sono interessi, impegni, ci sono anche modi di vedere. Io devo vedere l'altra persona, devo vedere la mia amica, devo vedere la mia mamma, devo vedere la mia vicina di casa che sta soffrendo, e devo dire che se quella è violenza posso chiamarla per nome e posso dire che insieme possiamo eliminarla. La grande scommessa e il grande lavoro è sui ragazzi, sulle nuove generazioni. Credo sia importantissimo dover partire proprio da qui, ma anche per capire che cosa pensano i ragazzi, ma come vedono i ragazzi la violenza, che cosa significa per loro violenza. E quindi un lavoro importante che parte dalla base, parte dalla scuola, parte dagli adolescenti. Solo così possiamo davvero capire se quello che stiamo pensando, i percorsi che stiamo sviluppando come istituzione, sono dei percorsi e delle cose, che degli strumenti che davvero possono essere utili per rispondere ad un'esigenza e salvare donne. Violenza che è presente anche negli ospedali, ad esempio, ne ha parlato Luigi Tironi, presidente dell'Ordine delle Professioni Sanitarie, quest'oggi in occasione di un convegno dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella. La violenza all'interno delle strutture ospedaliere non riguarda soltanto le donne, pensiamo al pronto soccorso, è una violenza che oggi è di genere, ma che comunque è trasversale a tutte le professioni sanitarie. Nel nostro ordine, 19 professioni, la maggioranza sono donne. Questa è una scelta di tipo culturale che venivano indicate alle professioniste in ambito femminile di essere vicini alle persone bisognose. Questo è stato un retaggio del passato che ormai è stato superato. Oggi però abbiamo approfittato di questa giornata anche per ricordare una malattia molto importante per le donne, che è il tumore della mammella. Oggi parleremo di prevenzione e cura del tumore della mammella. Ci sono tantissime terapie e abbiamo fatto passi da gigante. È una giornata molto importante, anche noi che lavoriamo in ambito sanitario vogliamo dare il nostro contributo. Abbiamo pensato di dare il via a questo convegno che riguarda appunto le donne, perché parliamo di una tematica molto importante, quello dello screening mammografico, e lo facciamo con un'altra figura professionale, cioè non soltanto quella del tecnico sanitario di radiologia medica, ma anche quella del tecnico di laboratorio, spesso anche lui dietro le quinte come noi, ma molto importante nella diagnosi precoce del tumore alla mammella. E proprio in questa giornata si è parlato anche di diversità, di differenze di genere, di trattamento soprattutto. Ne ha parlato Anna Gandolfi delle pari opportunità della Regione Lombardia. In questo ordine ci sono molte donne. Sarei curiosa di vedere se lo stipendio è uguale, perché voi sapete che c'è ancora un divario di genere almeno del 17% tra uomo e donna. Quindi sono contenta di aver visto così tante donne presenti, come ci sono donne nel campo infermieristico, ospedaliero in generale. Peccato anche però che dopo tanti studi, dopo titoli di laurea, eccetera, quando si tratta di superare e avanzare di carriera, alle donne purtroppo è ancora precluso. Parliamo di politica ora, apriamo la pagina dedicata alla politica con un PD avvitato su se stesso, che di fatto sta paralizzando il tavolo del centro-sinistra nella scelta del candidato per la corsa alla loggia nel 2023. Il PD è avvitato, non decide, anzi continua a non decidere e tutto è bloccato. E anche il tavolo del centro-sinistra convocato giovedì sera già si sapeva non avrebbe portato a nulla, anzi a qualcosa potremmo dire abbia portato, rimarcare un impasse dalla quale sembra non esserci una via d'uscita. E, non a caso, il terzo polo, prima Italia Viva poi Azione, non si sono presentati definendo l'incontro inutile davanti a nessuna decisione del PD. Tutto ruota attorno al Partito Democratico, che da più parti dicono, come Partito
partito di maggioranza relativa, deve prendere l'iniziativa. È lui che deve dare le carte, indicare il candidato, iniziativa che invece il PD se ne guarda bene dal prendersi ufficialmente per non assumere un atteggiamento egemone e perentorio, ufficiosamente perché qualsiasi decisione spaccherebbe un partito di fatto già spaccato. Risultato che tutto è fermo e tutto invariato. Azione e l'area della sinistra con Sinistra Italiana più Europa e Radicali indicano di fatto Laura Castelletti, che ufficialmente ribadisce di concludere il suo mandato da vice e dedicarsi poi ad altro. Italia Viva indica Federico Manzoni o al massimo Walter Mucchetti, ma con l'indicazione di Laura Castelletti si sfiderebbe per correre da sola, e il PD che rimane immobile e continua a mettere sul tavolo i suoi due candidati. E poi ci sono i tanti cespugli, partendo dalla Civica del Bono e Civica 2.0, che confermano la loro scelta per Mucchetti. Inutile dire che nessuno dei due candidati del Partito Democratico intende fare un passo indietro, lasciando quindi la patata bollente alla segreteria cittadina, che rimbalza alla provinciale, che rimbalza contro un muro. Troppo egoismo, si pensa solo alle poltrone e ai tatticismi, non alla città, tuona un esponente di rilievo dell'attuale maggioranza. Il riferimento è, più che chiaro, a chi toccherà il vice sindaco. E questo lo si potrà capire dopo che le forze avranno deciso il nome finale del candidato. Ma c'è anche chi ostenta tranquillità e ottimismo. Fibrillazioni fisiologiche, dice un altro esponente di peso, finirà tutto entro pochi giorni e nel migliore dei modi, lasciando intendere che la scommessa è sulla vice sindaca che reggerà il comune proprio negli ultimi due mesi di legislatura. Un avvitamento che però rischia al centro-sinistra un pericoloso logorio. Vedremo nei prossimi giorni. Nel frattempo, domani parliamo di Natale, perché cominciano ad accendersi le luci nel centro della città, al via la pista di ghiaccio che è stata allestita in Piazza del Mercato. Per quanto riguarda l'avvio delle luci, invece, per il Carmine l'accensione sarà il 4 dicembre. Brescia è pronta a entrare nello spirito del Natale. Sabato prende infatti ufficialmente il via al ricco calendario di appuntamenti presentato nei giorni scorsi per il periodo delle festività, inizio che non può non essere sancito dall'accensione delle luminarie che, sebbene con orari più limitati causa caro energia, non mancheranno. Non solo però, in attesa di entrare nel cuore delle feste, l'aria di magia la si potrà già trovare, come in Piazza del Mercato, dove apre i battenti l'attesissima pista di pattinaggio sul ghiaccio affiancata dalla giostra d'epoca di cavalli che non manca mai di affascinare. La giostra sarà aperta dalle 14 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 20 nei giorni festivi, mentre la pista del ghiaccio aprirà dalle 14.30 alle 20 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 23 in quelli prefestivi e festivi, considerando come festivi anche tutti i giorni compresi fra il 23 dicembre e il 6 gennaio. Parliamo di un altro restauro. Ieri vi abbiamo parlato e raccontato della fontana di Piazza del Mercato, oggi invece andiamo in castello perché è stato presentato il restauro della palazzina ufficiali. Un nuovo passo verso la riqualificazione del castello di Brescia. La giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per il restauro e recupero del primo piano della palazzina ufficiali, che in vista del 2023 sarà destinata ai servizi ludico-didattici e formativo-scientifici, rivolti principalmente alle scuole e alla famiglia del nuovo Museo del Risorgimento. Per porre in essere questo progetto sono però richiesti lavori di manutenzione, restauro e adeguamento, con un costo che si aggira attorno ai 600.000 euro. La metà di questa somma, 300.000, arriverà dalla provincia. In realtà, per questa prima fase che riguarda il pian terreno, la somma complessiva è di 470.000 euro. In merito alla seconda fase, la progettazione terminerà il prossimo anno e il cantiere è atteso per quello successivo. Al piano terra, oggetto di questa prima fase di intervento, sarà quindi realizzato uno spazio a uso didattico predisposto per le videoproiezioni, con un deposito dedicato e con bagni pubblici. Saranno inoltre restaurate le quattro facciate esterne e si provvederà alla manutenzione e alla pulizia dei canali di gronda e alla revisione della copertura. I lavori inizieranno a metà dicembre e si concluderanno a metà marzo 2023. L'intervento sulle facciate esterne durerà 60 giorni e si concluderà quindi attorno alla metà di febbraio, con smontaggio del ponteggio però entro il 27 gennaio 2023. Domani la giornata della colletta alimentare, 220 i supermercati bresciani che hanno aderito all'iniziativa, dove troverete i volontari ai quali potrete affidare un po' della vostra spesa. Anche quest'anno siamo impegnati in 220 supermercati con 2.500 persone. Cerchiamo di rispondere
al bisogno di povertà che purtroppo, nonostante i dati economici che ci dicono un PIL al 3,9% alla fine dell'anno, ma il problema della povertà è purtroppo in grande aumento. E questo ci preoccupa perché se prima c'erano delle famiglie che riuscivano ad arrivare a fine mese con uno stipendio dignitoso, ora con l'aumento dell'energia elettrica, con il costo del denaro, è chiaro che una famiglia veramente sta facendo fatica e stiamo ricevendo da questo punto di vista delle richieste di aiuto che sono, rispetto all'anno scorso, aumentate di quasi il 25%. Diamo qualche indicazione utile allora, che cosa donare? Allora, i prodotti che noi chiediamo sono tonno, carne in scatola, pelati, verdura e alimenti per l'infanzia. Diciamo che queste sono le cose che ci servono di più, proprio perché nel paniere dei generi alimentari che noi cerchiamo di dare alle famiglie bisognose, questi sono i prodotti che maggiormente sono richiesti. E quindi chi vuol partecipare a questo gesto, che è un gesto semplicissimo, il gesto della colletta è un gesto aperto a tutti, può donare quello che riesce a donare ai volontari che sono davanti ai supermercati con la pettorina di colore quest'anno, di colore arancione rispetto a quella gialla degli anni precedenti, e quindi questo rappresenta un'altra novità. E quindi io sono sicuro poi nello stesso tempo che il popolo bresciano è sempre stato solidale da questo punto di vista e credo che i risultati non mancheranno di arrivare. Parlando di solidarietà, c'è un'altra iniziativa che si può iniziare a prenotare da quest'oggi e che invece vedrà la serata il 16 dicembre. Tutto è pronto per la cena e poi belli dentro e fuori. Bene, tutto pronto, collegandosi al sito OK School o attraverso le pagine dei nostri social della scuola è possibile scaricare il modulo e prenotare la presenza alla cena sociale, ringraziandovi ovviamente per la partecipazione ampia e per la partecipazione anche all'Open Day che il 16 e il 17 nelle due giornate OK School organizza, perché sono porte aperte non solo alla solidarietà ma anche all'Open Day per le nuove iscrizioni, i percorsi formativi che OK School mette a disposizione per i nostri ragazzi e per le famiglie. 30 secondi, ci fermiamo e poi c'è il nostro TG Sport, rimanete con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria.servizi a San Pollino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Pollino, Brescia. Buona serata anche agli amici sportivi, allora parliamo subito di pallanuoto. Domani Aenna in Vasca ospita Roma, partita sulla carta non certo difficile per le calottine bresciane e quindi considerata un po' quello che è un test in vista invece della Champions, molto più impegnativa di mercoledì. La Aenna Brescia torna alla Monpiano per la sesta giornata del campionato di Serie 1. La squadra di Sandro Bovo sabato alle 15 accoglie Roma nell'impianto di casa. Gli ospiti occupano la penultima posizione in classifica con una sola vittoria all'attivo e a Brescia cercheranno di mettere tutta l'intensità possibile in vasca. I Leoni però vogliono continuare a macinare punti e gioco e limare sempre più i meccanismi offensivi e difensivi. Mercoledì 30 a Brescia arriverà infatti il Ferencváros e la partita di campionato contro i Capitolini sarà un ottimo test per tenere il ritmo giusto. Dobbiamo affrontare la partita con la testa giusta in vista di mercoledì, la presentazione di Edoardo Di Somma. Ogni impegno ci permette di crescere sia individualmente sia di gruppo. Stiamo lavorando da tanto e abbiamo voglia di giocare per continuare a migliorare.
Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che invece tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrescia.tv, sul quale trovate la diretta del nostro canale 181 del digitale terrestre, ecco qui la finestra, 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. Le notizie le trovate anche sul vostro cellulare senza cercarle, iscrivendovi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News oppure Live Brescia Sport, e poi dentro Telegram troverete tutte le ultime news in flash. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto il nostro telegiornale. A tutti l'augurio di una buona serata, ci vediamo domani. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.